L'elenco delle funzioni comprende 10 schermate. Panoramica dati, informazioni utente, analisi dati e sistema di traffico sono solo per la Cina. In questo video vedremo principalmente le altre sezioni. Da gestione, i distributori possono controllare i loro dispositivi per impianto, dispositivo e utente finale. Da lista impianti possono cercare un impianto con ricerca esatta o senza restrizioni tramite il nome, il gruppo, la gamma di potenza o il numero di serie del dispositivo. La schermata supporta anche la gestione per gruppi, molto comoda nel lavoro quotidiano. È possibile aggiungere impianti in lotti importando il file modello, modificare informazioni sul personale o UNM cliccando su Gestione gruppi di impianti e per quelli esistenti specificarne il gruppo. Nell'elenco degli strumenti operativi ci sono 4 tasti: Modifica, Aggiungi monitoraggio, Esporta report impianto e Visualizza impianto. È possibile aggiornare le informazioni di base dell'impianto nella schermata Modifica, aggiungere il monitoraggio all'impianto, esportare il report in un determinato orario. Cliccando sull'impianto è possibile conoscerne i dettagli nell'ambito del proprio account, ad esempio lo stato, il tipo, i ricavi, la potenza e l'energia generata. Un'altra funzione utile è il confronto tra diversi impianti. Inserendo i nomi di 2 o più impianti, si può confrontarne la curva di produzione. Se 2 impianti con la stessa potenza e nella stessa zona hanno un andamento della curva molto diverso, si può supporre un malfunzionamento. Ciò è utile per una risoluzione tempestiva. Nell'elenco dei dispositivi è possibile indicare tipo di inverter, stato di funzionamento, generazione e i ricavi, allarmi e diagnosi. È possibile cercare, aggiungere, eliminare ed esportare i dati del dispositivo e anche modificarne il registro di configurazione e di esportazione. Nella schermata di configurazione, il distributore e l'installatore possono impostare i parametri come il tasso di potenza attiva e reattiva. Inserendo i dettagli del dispositivo oltre alle informazioni, ai dati storici e agli elenchi di anomalie, è possibile confrontare i parametri tra più dispositivi inserendo i relativi numeri di serie. Le differenze di potenza, tensione e curva di corrente sono utili per rilevare potenziali problemi. Nella schermata utente finale, i distributori e gli installatori possono gestire gli impianti degli utenti finali e creare un nuovo account inserendo le informazioni necessarie. Il nuovo account sarà collegato a quello OSS. Nella schermata di impostazione, inserendo l'ID installatore, si ottiene il link per l'account Shine Server dell'utente finale. È possibile aiutare il cliente a creare nuovi impianti e a reimpostare la password dimenticata. È possibile completare la gestione delle API, l'assegnazione dell'installatore e il controllo dell'account utente. Nella schermata di visualizzazione, il distributore può monitorare e mostrare tutti gli impianti gestiti. È anche una bella presentazione da far vedere ai clienti. Una piattaforma elegante ed intuitiva per dimostrare la vostra professionalità. In gestione e assistenza, i distributori trovano l'elenco delle domande per risolvere da soli i dubbi degli utenti finali. Nella schermata registro si può conoscere la richiesta di garanzia tramite il numero di serie, tipo di dispositivo, eccetera. Per prolungare la durata della garanzia agli utenti finali, è possibile contattare il tecnico dell'assistenza. Nella parte delle informazioni sull'utente è possibile modificare le informazioni dell'account. In impostazioni, il distributore può gestire l'impianto e aggiungere, rimuovere o subordinare gli utenti. Qui è anche possibile modificare il logo del display. Nella schermata organigramma è possibile impostare i permessi di accesso a funzioni e informazioni per i clienti e il personale. Ricordate che una volta ottenuto l'account OSS, potete accedervi anche tramite l'app ShinePhone, comoda per gestire impianti o dispositivi dallo smartphone.